Radio Milano Inter con voi, le 17:08 minuti, la voce di Lapo De Carlo con voi, con la sporca ultima rete, e con me ritorna squadra che perde, noi non la cambiamo perché vogliamo dare una seconda possibilità a tutti, i due del neri della radiofonia, vale a dire Riccardo e Valentina. Perché non sappiamo parlare. No, 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 spiega. No, figurati. Ciao Valentina. Ciao Lapo. Ciao. Anche perché praticamente Valentina è, se vogliamo, l'ultima ruota del carro. Il carro. Esattamente. Ma chi non lo è? Tutte le bellone che noi portiamo qui ogni settimana, ogni giorno. E poi ci tocca un po'. No, noi non le tocchiamo nessuno, che sicuro. E la dicevo, è quella forse che, diciamolo pure, anche quella meno scosciata, meno volgare, meno... E per questo ti piace meno, diciamolo, sì, dai. Perché purtroppo appena la guardi, cos'è? E allora di fronte a questo così. Poi finalmente oggi ha scoperto l'utilizzo della pantagonna, che è un bellissimo indumento, che tra l'altro lei oggi direi naturalmente non rinuncia mai alla pashmina, mai. Radio Pashmina tra Riccardo e Valentina. Ma vabbè, oggi è una giornata un po' particolare perché ci sono tante cose, insomma, c'è sempre Luigi Guanzaroli, è il giovedì e per cui full immersion per lui. Arretra, perfetto, benissimo, così, perché sennò si sente vuoto. Non so come va, meglio? È molto meglio. Oggi tutto va bene. Va bene, te lo dico io. E dicevo, oggi è la giornata in cui parleremo di Seedorf e del suo rinnovo, dell'Inter che ha giocato lì con la Roma, di altre vicende che sono arrivate nel corso della giornata. Ci sono adesso delle notizie che sono legate anche a Seedorf. Velocemente sentiamo quello che ha detto oggi. Sto ricevendo delle offerte, perché da gennaio che il mercato, che io potevo firmare, parlare con altri, cose che non ho fatto nel rispetto che ho per il Milan, che devono essere assolutamente i primi che vado a valutare come proposta. Ovviamente si sono venute tante proposte, a differenza da altri non uso questo contro il Milan, tutto qua. Io voglio solamente sapere qual è la posizione di signor Galliani per poter decidere, no? Ecco, queste dunque le parole di Clarence Seedorf. In realtà le ha dette anche altre che adesso vi raccontiamo, perché la vicenda diventa non torbida evidentemente, però insomma, diciamo che ci sono delle piccole spine che bisogna togliere, oppure insomma... Sì, è una situazione che ha messo in difficoltà molti giocatori del Milan comunque, perché essendo senatori, essendo qui da molti anni, si sentono un po' messi un po' ai margini. Poi no? Si riparla di Kakà al Milan, perché poi sì, ha parlato Berlusconi, e quindi adesso tampoco ne parliamo. Leo non ha tradito il Milan, dice sempre Berlusconi, e insomma si cerca adesso di trovare un fronte unico, un'unica voce da parte del Milan, prima che ognuno dica la propria opinione, creando poi dei dissapori. Poi ultimissima sono stati in sede oggi Ambrosini, Gattuso, sì, e Abate, perché Palazzi ha aperto un fascicolo contro Gattuso, visionerà le immagini in cui si ritrae proprio il giocatore del Milan mentre si unisce ai cori degli ultras rossoneri nei confronti di Leonardo, e Gattuso è andato in società e ha parlato anche di che linea mantenere, la strategia difensiva. C'è poco da difendere, nel senso che lì non è che fa, no, io intendevo dire sei un pezzo di menta, no, che è diverso. Gli avranno detto d'ora in poi state un po' citto, magari state citto. Volevo dire un'altra cosa. Sarebbe la prima causa di prova televisiva di un caso del genere, credo. Comunque sia, poi si parla anche, dicevo, di altri sport. Al Giro d'Italia, al sesta tappa, Orvieto, Fiuggi, ha vinto Wening, che quindi maglia rosa, ha vinto lo spagnolo, scusami, Ventoso, Wening e la maglia rosa, ha vinto lo spagnolo Ventoso in volata, ha battuto Petacchi, ma Wening resta appunto la maglia rosa in questo Giro d'Italia, che come sapete tutti è stato funestato dalla morte proprio di un belga, di un corridore belga, non più tardi di 3 giorni fa. Dicevo, battuto Petacchi, quinto Apollonio, ma insomma è una tappa questa che comincia piano piano a portarci sempre di più addentro alla corsa, al giro vero, quindi allo sport nel senso più assoluto. Dall'altra parte invece una bella notizia dall'internazionale d'Italia del versante femminile, la Schiavone, che oggi aveva iniziato come peggio non poteva proprio con la Zarenka, ha giocato un match partendo con l'handicap perché già ha iniziato sul 5-1 per l'avversaria, poi si è portata sul 5-3, 6-3 per l'avversaria, dopodiché si è andati al secondo set con non poca fatica, arrivata a portare al termine il match vincendolo appunto al terzo set 7-5 al terzo, e quindi 3-6, 6-2, 7-5, questo il parziale. Una partita importante perché la Schiavone oltretutto si è
sta tra virgolette allenando a Roma per prepararsi a Roland Garros, perché come sapete l'anno scorso l'ha vinto, fu veramente, è stato credo il più grande risultato di degli ultimi 50 anni di un tennista italiano. E quindi immaginatevi, è chiaro che però se lei non dovesse bistare successo, cosa più facile evidentemente, è ovvio che quest'anno poi in modo particolare le sue rivali siano più agguerrite e conoscono molto meglio la Schiavone, non che non la conoscessero prima visto che ha 30 anni, però il salto di qualità l'ha fatto lo scorso anno. Quest'anno quantomeno deve andare il più avanti possibile, perché se per caso venisse eliminato al primo turno, per assurdo, cosa che potrebbe invece capitare, perderebbe un sacco di punti in classifica. Al momento la Schiavone è al quinto posto nel ranking, per cui potrebbe addirittura sprofondare al ventesimo. E Starace ieri anche ha superato il turno. Starace ha giocato molto bene contro Troicki, che non è uno specialista della terra, però è un giocatore molto interessante ed è un giocatore che, a mio modo di vedere, rappresentava un bel banco di prova per Starace, che oggi ha, se vogliamo, la sfida semi-proibitiva con Andy Murray. Dovrebbe scendere in campo tra qualche minuto, o meglio tra una mezz'ora, 40 minuti, dipende da quando finisce. Adesso controllo subito se Berdych avrà finito il suo match. Che... Non si sa mai che ci sia ancora una volta una sorpresa. Comunque... Beh, insomma, Andy Murray, uno dei top 5, battuto dall'italiano, sembra cosa incredibile. Ecco, lì porterebbe davvero una ventata di novità nel nostro tennis, perché tra l'altro l'altra novità è che al Foro Italico si è raggiunto il record di presenza e finalmente il tennis torna a essere di moda nel nostro paese. Intanto una notizia: Juventus, il pranzo Marotta, Paratici, Florentino Perez si è tenuto a Madrid. Di chi hanno parlato? Benzema. Dici? Penso Benzema. Ho la sensazione. O la Sana di Arra potrebbe anche essere. O la Sana di Arra. Sì, ci sono un po' di giocatori interessanti. Sì. Farebbero bene comunque, secondo me è il primo giocatore che sarebbe azzeccato. Sì, perché il Real Madrid offre 80 milioni per avere Motta e Saliamidzic. Felipe Melo. No, è evidente che abbiano parlato in questo caso di come investire al meglio i soldi la Juventus. La Juventus che ha bisogno di una prima punta, probabilmente di un certo di spessore, un certo livello, posto che il prossimo anno la Juventus beneficerà di un certo Quagliarella, che insomma non, molti lo dimenticano, ma io sono abbastanza convinto che con Quagliarella la Juventus in Champions League ci sarebbe andata, o almeno ci si sarebbe avvicinata molto più di quanto abbia fatto adesso con questo reparto. Poi ognuno può pensare quello. Poi ovviamente vuole. La trattativa con Pirlo viene data ormai per in certo. arrivo, sì, viene data ormai Pirlo in arrivo. Poi la Juventus addirittura scatenata perché vuole Giuseppe Rossi. E tra l'altro, attenzione, altra notizia: Milan, sabato la festa scudetto in Piazza Duomo alle ore 17:30. Quindi prima della partita col Cagliari. Prima della partita col Cagliari la festa dalle 17:30 in Piazza Duomo. Ne parliamo tra poco. Ecco, lo ricordiamo perché alle 18 sarà con noi l'assessore allo sport di Milano, Alan Rizzi, che tra l'altro ha dato l'assenso anche a che questa festa partisse proprio per Piazza Duomo, non so, vedremo se con il mega schermo e quant'altro, con che modalità. E allora, se volete rivolgere delle domande all'assessore allo sport di Milano, che tra l'altro insomma è al centro di tutta una serie di situazioni che riguardano proprio lo sport e le strutture dello sport a Milano, lo stadio San Siro, gli altri sport, quindi io, di certo gli chiederò anche notizie legate al pallavolo, ok, piuttosto che football americano, rugby, nuoto, bocce, scacchi, di tutto, scucchi, dai, tutto. Chiedo, beh, il badminton, non tutti sanno che il chuckball, tutto, no, lascia perdere, ma il badminton ha un palasport bellissimo. Noi abbiamo fatto proprio il pala badminton, l'avvenimento dedicato alla Coppa Intercontinentale vinta dall'Inter. E io ho detto, vabbè, il pala badminton cosa sarà mai? Cioè, sarà una roba, una straccetta. È fatto benissimo, organizzato benissimo, ed è una zona di Milano vicino a San Siro, e quindi devo dire che pochi la conoscevano, e qui anche qui forse un po' colpevolmente. Dicevo, ne parleremo con l'assessore Larrizzi tra circa tre quarti d'ora, e adesso finalmente possiamo partire direttamente, perché abbiamo fatto un lungo incipit, con la sigla. Quella sporca ultima rete è offerta da Ristor Market. Ristor Market, negozi automatici 24 ore su 24. Quella sporca ultima rete. Eccoci qui! Parleremo del badminton! Sì, potrebbe anche essere, non è che sia una cosa. Ma bello, cosa ne sai? Bello. È bellissimo. Opinione personale. Ma lascia perdere.
Non è che mi deve piacere tutto. Sei stato eliminato. Sì, sì, giochiamo a ping pong, ti do una lezione, quello mi piace. Valentina, hai studiato i sondaggi del giorno? Esattamente sì. Sì, va bene. Ti vediamo. Stupirò. Non, guarda, non, non fare cose, non dire cose che non puoi promettere. Non, non, meglio di no. Devi aver fiducia nei tuoi polli. Esatto. Ecco, esatto. I know my chicken. Forse questo infatti. Va bene, visto che io non ho fiducia in voi, prego, partiamo con i sondaggi. I sondaggi. Come ben sappiamo, l'Inter è in finale di Coppa Italia contro il Palermo. Certo. Come ben sappiamo, sì, 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 scusa. Certo è che con la Roma ha fatto un bel po' di fatica, quindi vi chiediamo cosa ne pensate. Mm. Poi riproponiamo il commento di Seedorf che abbiamo sentito prima in audio, che dice: è arrivato il momento della chiarezza. Purtroppo non ho ancora un appuntamento con il Milan per discutere del rinnovo contrattuale. Sì. Forse i titoli dei giornali sono un po' accentuati. Benissimo. E infine vi ricordiamo ancora l'appuntamento dalle 18 con l'assessore dello sport del Comune di Milano, Alan Rizzi, che è molto importante. Molto bene, grazie. Che grazie per averci. Sì, è molto bello. Sì, bello, sì, cazziata di brutto, ma lei ha saputo di prendersi. Vero, 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 mi ha anche picchiato. L'ha anche picchiata, sì. Ci ho preso anche gusto, devo dire. Vabbè, sentivo le urla di Nano. Picchiami, sì, devi parlare meglio, Mario. Sorvoliamo? No, perché? Detta così. Ma così. Chissà cosa è successo in quell'ufficio. Vabbè. Ma che è un ufficio piccolo? Nulla, nulla, mi ha picchiato e basta. Piccolo, ma anche grande. Qualcuno sento che dice: allora sei un cretino. Non hai capito niente. Va bene, allora intanto dicevo prima, si parla di due argomenti in modo particolare, ce ne sono, ripeto, però tanti. Il calciomercato che impazza, già comincia a impazzare. Sì, sì. Abbiamo detto poco fa che insomma i vertici della Juventus sono a pranzo, anzi sono stati a pranzo, un lungo pranzo con Florentino Perez. Mi fa piacere però per il popolo bianconero. Sì, mi fa molto piacere. Ma il calcio italiano fa solo che bene che la Juventus sia nei primi posti. Perché comunque dopo un po' di sofferenze in questi anni. Ma no, perché poi il veleno alla fine non finisce mai. E se tu hai un 12, 13, 14, 7 milioni, non so quanti siano i tifosi della Juventus, che sono arrabbiati e con la loro squadra e col mondo che li circonda, è evidente che nel calcio italiano non è beneficio. È sempre meglio quindi che... Ma poi fa piacere anche se iniziassero, ritornassero a provare certe emozioni, certe soddisfazioni, perché comunque ricordiamo la Juve che squadra era, effettivamente c'è stata una parabola discendente che non fa bene proprio, come dicevi tu, a tutto il calcio italiano. E dicevo però che partiamo dall'alto presupposto, ed è quello legato alla finale che si è giocata ieri sera Inter-Roma. Stamattina abbiamo anche concentrato alcuni dei nostri commenti sul meraviglioso commento, ma più che commento, diciamo, la trasmissione della Rai che si è aperta con un meraviglioso cappello di Galeazzi che non si capiva bene, sembrava che si fossero collegati con Caccia e Pesca. Io ho pensato, me la son persa questa. È stata una scena che io ero da spettatore imbarazzato. Sì. No, no, sul serio, perché poi Galeazzi era veramente un grande professionista. Ed è un personaggio che ha fatto tanto bene in televisione. Negli ultimi anni il degresso, proprio la deriva totale. E adesso parla, sdottora, con quest'aria un po' annoiata, con l'occhio vitro, lo sguardo vacuo. Ma il tono della voce. No, non è solo il tono, è proprio tutto, la postura, la modalità, la mole, quant'altro. E poi con questo tipo di mise improbabile che lo ha presentato ieri sera. A un certo punto c'era Paola Ferrari che presentava e vicino a lei c'era il nonno Galeazzi. Che me lo sto immaginando. No, ma dovete, cioè, io ero imbarazzato perché c'era questa sequenza in cui si vedeva Galeazzi col cappello, solo che il cappello era piccolo, insomma, sai il cappello di Big Jim? Sì, sì. Con però addosso la testa molto più grande, quindi ancora più ridicolo. E c'era tra l'altro con noi ieri sera un nostro amico che tra l'altro è tedesco e fa la parola è stata, lui non lo sapeva, in un suo improbabile italiano, e fa: ma è un comico? È un comico italiano? Ma l'ho chiesto sinceramente, cioè, pensavo che fosse un comico. Io, che figura di mente, anche perché poi questa partita andava anche in onda da altre parti, insomma, quindi è stata una brutta scena. Vabbè. Però insomma poi hanno parlato della Roma e quant'altro, e quindi questa bruttissima pagina Rai, perché inquadrature pessime, riprese che rispetto a Sky o Mediaset sono anche le cronache non sono di meno, ci hanno fatto vedere dei primissimi piani totalmente inutili in fase di gioco, e poi magari in fase di gioco che non c'erano quando c'era magari la palla ferma, e allora uno dice magari Che stanno combinando. E poi non parliamo del dopo partita perché sennò divento cattivo. Ma Inter-Roma è stata una partita, a mio modo di vedere, come sempre tra Inter-Roma molto intensa ma piena di errori. Due squadre, una stanca, l'Inter ormai fino alla fine della stagione sarà stanca, e con giocatori che non riescono a essere recuperati, su tutti Milito, con giocatori che non sono decollati, Mariga, Karja che ha avuto un buon inizio, un pessimo finale, perché Karja mi spiace che non sia
tornato a giocare come le prime 7-8 partite, poi ha avuto appunto questo declino. Un calo, sì. La Roma ha dei giocatori che non si capisce per quale motivo hanno peggiorato il loro rendimento, vanno affolate. Menez stesso. Menez è un oggetto misterioso, è evidente che vuole andarsene via, ma allora non capisco Montella che ha schierato Menez dal primo minuto, quando sappiamo perfettamente che Menez è andato in rotta sia con lui che con la società. Hai un Vucinic che ha giocato soltanto 30 minuti, come è entrato, ecco che... Ah, intanto scusatemi, stanno inquadrando dei nostri, ecco, lo dico, mi fa molto piacere perché stanno inquadrando i miei cari amici in questo momento su Sky, perché sabato c'è lo Stoke City e stanno inquadrando gli amici del 442, il pub che c'è via Brogaccini e che praticamente sono tifosissimi dello Stoke City. In questo momento stanno inquadrando, ripeto, dei cari amici, lo dico, un po' mi emoziona vederli in TV, perché loro, se voi andate in questo pub, trovate praticamente loro che tifano lo Stoke City ogni volta. Siccome lo Stoke City contenderà al Manchester City la finale della Coppa, ed è l'avvenimento più importante in assoluto, immaginatevi voi cosa sarà sabato. Un delirio assoluto. E devo dire che io ho partecipato ad una di queste, diciamo, queste manifestazioni, nel senso che loro hanno tutta una serie di schermi. Voi andate in questo locale, siete tifosi di qualunque squadra, loro vi accendono il televisore e a qualunque ora del giorno e della notte ve la fanno vedere, sì, ma sul serio, sì. Un giorno siamo tutti andati lì con la maglietta dello Stoke City, che è bianco-rossa. Ah. C'era un gruppo di inglesi, perché spesso gli stranieri quando vengono da quelle parti, sanno già che devono andare da quelle parti, e hanno visto un gruppo di italiani, noi in 15, che tifavamo Stoke City quando ancora era in Championship, quindi nella Serie B inglese, e che tifavamo in questo caso per lo Stoke. E devo dire che è stata una cosa, loro godevano, ma sono pazzi questi, non riuscivano a capire. Galeazzi? Sì, no, quello è Giuliani Galeazzi, che peraltro sta andando verso quella stessa direzione. Ah, sì, sì, ma nel senso la direzione è quella, no di rimbambimento, comunque. Ah, okay. Vabbè, alla fine, a proposito Giuliani, oggi invece dalle 19 a non si sa fino a quando il suo programma La Juve in Gol, Luigi Guanzironi con la conduzione di Giuliani, ma il programma di Luigi Guanzironi va in onda oggi dalle 19 in avanti con lo speakeraggio di Giuliani, che presta la sua voce per quello che è un lavoro immane che parte il lunedì e finisce qui. E non terminerà mai questa trasmissione? No, mai. No, neanche ad agosto, esattamente. Bravo, Giuliani che c'è, è vero, oh yeah. Va bene. Tornando alla partita di ieri sera, brutta partita secondo me da un punto di vista tecnico. Nel senso, belle giocate ma velleitarie. Un Inter che era presente nella partita ma solo in alcuni momenti, poi si assentava in difesa, ha penato l'impossibile. Succede spesso con la Roma, ma proprio tutto l'assetto difensivo. Non ho capito Leonardo, e francamente questo mi preoccupa per la prossima stagione, nell'impiego non solo dei centrali che ha scelto in Mariga e Carja, impiegando Thiago Motta soltanto nel finale, forse per le cattive condizioni del giocatore italo-brasiliano, ma anche e soprattutto perché impiega Cambiasso in un ruolo che non è suo, e infatti si vede, e quindi non ha molto senso. Di contro che... però si è vista una Roma secondo me più lucida, più vogliosa rispetto alle ultime uscite, anche col Milan mi era sembrato un po' apatica, poi un po' disperata, nel senso che erano poco convinti, poi alla fine quando ho intravisto la luce, paradossalmente la Roma si è convinta di più quando ha preso il gol dell'1-0. Vero. E non è un atteggiamento normale. L'Inter ha gestito la partita fino a quel momento, poi la Roma ha giocato la partita isterica, e dall'isterismo è nato poi il gol di Boriello, che tra l'altro è stato un bellissimo gol, ma la difesa dell'Inter non è incolpevole e che ha dimostrato comunque di poter starci molto bene in questa dimensione, cioè secondo me potrebbe essere l'attaccante su cui può girare poi l'attacco della Roma. Ma siccome mi dicono dalla regia che Boriello il vecchio neo attaccante del Milan, scusatemi il gioco di parole, potrebbe essere il vice di Ibrahimovic, perché è l'unica prima punta, Milan non ha prime punte. No, è vero, ha solo Ibrahimovic, che tanto è una prima punta atipica, non ha un vice Ibrahimovic, ecco, in questo momento. Allora, potendo andare a puntare, ha già preso Taiwo, ha già preso Mexès, a centrocampo serve almeno un rinforzo, in attacco potrebbe esserci un ritorno appunto con Boriello, che tra l'altro a me piace tantissimo, un giocatore. Anche a me. Splendido. Bene, a te piace un altro motivo, Valentina. Sì, veramente... però quello che volevo dire io è, la Roma ha dei giocatori di assoluto talento, secondo me, come Menez ha un talento eccezionale ma è molto incostante. Boriello stesso è un'ottima prima punta, e anche Vucinic che è un gran giocatore. Non sta riuscendo a valorizzare, secondo me facendo un errore, potrebbero... Dire queste cose si può scatenare, diciamo, la tifoseria romanista, perché sappiamo che vede in Totti il punto centrale insostituibile, però secondo me privilegiare, mettere davanti a tutti ancora un giocatore comunque che ha quasi 30, praticamente 35 anni, per togliere spazio ai giocatori giovani. Vucinic ha ancora 26-27 anni, Menez non ha neanche 24 anni, mi sembra un po' assurdo, e si rischia di perdere dei giocatori che da un'altra parte secondo me si affermeranno senza dubbio. Menez, a mio modo di vedere, fra un paio d'anni sarà destinato a essere uno dei più forti anche a livello europeo. Sì, sì.
Io non so, non posso aggiungere molto altro, poi adesso vedremo altri ascoltatori cosa avranno da dire. I due simpatici Pablo Vero Juventino e Boboli ormai vanno avanti a braccetto, mandano i messaggi, quando manda uno manda l'altro, comincio a pensare che sia la stessa persona. Ecco. Ma cosa scrivono? Boboli ha detto che io faccio i sondaggi su Berlusconi. Mai fatto. Credo che non abbia fatto un sondaggio su Berlusconi. È il primo, da quando sono io qua forse è uno dei primi. No, non c'è. Qual è? Non c'è neanche le dichiarazioni di Berlusconi. No, quindi è un visionario. E l'altro non si capisce. Ah, l'altro difende Galeazzi, che tra l'altro io tutta la vita. Io lo difendo fino a qualche anno fa, Galeazzi. Ma adesso è impresentabile, scusatemi, ma bisogna dirlo. Poi, siccome è un uomo pubblico e non difendo, non attacco la persona, attacco il professionista, lo attacco nella misura in cui, secondo me, non è normale che vada in onda facendo male, peraltro, al suo personaggio, perché andare in onda in questo modo non ha molto senso, almeno con questo tipo di applicazione. Poi, vabbè, Pablo Vero Juventino lo difende, attaccando a me, ma questo ormai credo che faccia parte un po' del suo personaggio. Seedorf ha chiesto rispetto da parte del Milan, Riccardo, al volo, yes, perché manca un minuto. Niente. È uno di quei giocatori che sta soffrendo più di tutti, cioè Ambrosini abbiamo capito comunque che vuole restare al Milan, non è che abbia ste grandi offerte in giro per il mondo, però beh, il Qatar, sì, vabbè, la Russia, vuole restare al Milan, allora, e l'ha fatto capire, e non sta soffrendo di questa situazione. Pirlo si sta accasando e così dovrebbe andare alla Juve. Seedorf sta soffrendo di questa situazione, cioè si sente un po' di mancare di rispetto, e in questa situazione sono d'accordo un po' con quello che diceva Ruiu questa mattina. Beh, cioè il Milan ha dato molto a Seedorf, ha rinnovato dei contratti nel momento in cui, molto onerosi, molto importanti, nel momento in cui il giocatore comunque aveva già 31 anni, e quindi una certa riconoscenza da parte del Milan nei confronti dei suoi giocatori più importanti l'ha sempre dimostrata. Adesso che il Milan stia trattando allo stesso modo tutti questi grandi campioni, sta rispettando una certa linea che ha deciso di mantenere anche per tenere alte le motivazioni, cosa che è riuscita. Quindi anche Seedorf, secondo me, dovrebbe stare un po' più tranquillo, capire che si siederà al tavolo, parlarne senza avere tutta questa fretta e sentirsi comunque minacciato nell'orgoglio, diciamo. Continua a parlare di Berlusconi, abbiamo parlato oggi noi? No, le dichiarazioni, abbiamo citato le dichiarazioni su Kakà, basta. No, fai capire, perché, è perché lo dico per gli ascoltatori che magari dicono, sì, ma chiesto, è quello lì che noi chiamiamo ogni tanto e che non risponde mai, no? E ci sono i visionari, no? Lo dico perché io dico, ma che non legge a volte i suoi messaggi? No, sì, magari li leggo, ma sì, se non vai contro Berlusconi non sei contento. E io a quel punto lo dico, allora alzo le mani di fronte non al... Non fare permaloso, però non ne abbiamo detto. Però tante volte, no, infatti. Poi c'è, sono già le 17:29, per cui dobbiamo già dare i numeri telefonici. Ricordiamo i numeri. Prego. Che sono telefono 02 39 65 65, sms al 392 82 63 444, e mail a diretta@milaninterradio.tv. Era Pupo con fragole e cioccolato. Battiato. Che bravi che sono, mamma mia. I Dodgers di Pepper. Tanto c'è una partita che si sta giocando in questo momento. Federer-Gasquet, grandissimo tennis. E Federer mi è sotto di 3-2, ma insomma siamo all'inizio della partita, per cui bisogna ancora vedere. Allora, intanto siamo arrivati alle 17:37. Tra poco andiamo al telefono con il primo ascoltatore. Messaggi. Davide Viola, ciao, ha giocato contro l'Antuciova, non è stata una gran partita, ma l'importante è stata vincere, forse un po' troppa tensione. Sì, ho detto Azarenka, non so per quale motivo prima. Antuciova volevo dire. Poi Logan, il masochista, dice picchiami il sadico, no. Riferito prima noi due che facevamo la gag. Sì. Iglio Rossonero, ieri sera ho visto Porta a Porta, si parlava del caso Gattuso e Vespa ha pure costruito il plastico dello stadio olimpico. Ovviamente è uno scherzo. Certo. Vabbè, d'altro canto. Vabbè. Poi Alessandro che dà un messaggio, dice l'Inter dopo la convincente prova nel doppio confronto con Roma riuscirà a fare mini triplete? Sì, cioè si fa le domande e si dà la risposta. Credete la suggestione Kakà? Sì, è tutto possibile dopo la quasi certa partenza di De Neri, chi potrebbe essere il successore? Albano. Vabbè, qui si fa le battute da solo, è bello così. Allora, una cosa un po' più seria: c'è un abisso di professionalità e competenza tra Rai e Sky o Mediaset, com'è possibile? Come può essere a tuo avviso la ragione? Mi sembra ingiustificabile, a poco volte viene sottolineato, commenti tecnici inesistenti, riprese anni 70, giornalisti obsoleti, pre e post partita inesistente, potrei andare avanti per ore, scrive Ale Nero Blu. Qui c'è un'ambulanza che tra un po' entra in radio, veramente. E io dico soltanto che probabilmente la Rai non è più abituata a fare un certo tipo di
di percorso tecnico, soprattutto la RAI. Io mi lamentavo negli anni 90, ma anche inizio dei 2000, quando ormai i mezzi erano migliorati parecchio, già si vedeva nelle TV private in qualche modo, insomma io vedevo questi, alla fine c'era il 90° minuto, e quando c'era il 90° minuto c'erano ancora, e tuttora ci sono, i telecronisti o quantomeno i giornalisti che fanno il sunto della partita con le cuffione in questa specie di divano o quantomeno di roulotte adattata ovviamente a studio per poter far vedere i filmati, i riflessi filmati, dicono ancora, cioè mentre gli altri ormai andavano avanti progredendo dal punto di vista del linguaggio, della modalità, del percorso tecnico, la RAI è rimasta ancora negli anni 80-90, comunque 10 anni sempre indietro. Mancato rinnovamento, cioè magari inserire anche qualche persona giovane come ha fatto Sky. Non sarebbe male. Attenzione, dice Guanzirolli che ha un momento di isterismo all'abbraccio e continua a farci segno. C'è il telefono, c'è il telefono! Andiamo al telefono, pronto? Sì, ciao Gabriele Zlatan. Quella! Ciao Gabriele. Ciao Gabriele, senti, ciao. È già tardi, ciao. Giuliani? Giuliani è qui, non ti preoccupare, che è dall'altra parte, no, del perché beta. Io voglio parlare di Juve, vabbè, allora perché io ho sentito chiamo no, dopo, è il 19, non si può chiamare la Giuliani, Giuliani non vuole, ti ho detto, il tuo idolo non vuole che si parli, è il mio idolo, non vuole. Poi il sito non la, cioè è ancora lì coming soon, aspettiamo. Ah, ancora è coming soon? Batte la fiacca Guanzironi, ma è vero coming soon scritto come lo sto dicendo io a Giuliani? Certo, nel sito. Come al cinema, insomma. Capisco. No, magari no. Under construction. Under non vuoi construction. Con noi? Certo. Under construction. Construction, certo, non construction. No, allora, perché ieri ho sentito degli interventi stamattina in replica, esempio di DNA sulla Juve, no? Sì. Mm. Allora. Io volevo fare un ragionamento a prescindere dalle colpe, non colpe, calciopoli. In questo momento non mi interessa, non voglio parlarne tutto, voglio parlare di un aspetto tecnico. Sentiamo. Allora, la formazione era Buffon, Zebina, Cannavaro, Thuram, Zambrotta, Camoranesi, Emerson, Vieira, Nedved, Del Piero, Trezeguet o Ibrahimovic. In panchina possiamo metterci Mutu e compagnia bella. Ah, pensavo Mutu su Mourinho. No, nel senso, comunque era una squadra che era coperta, negli undicesimi era una signorissima squadra. In quell'anno vanno via 6 giocatori. Sì. Perché ieri veniva detto la Juve, il Braga arriva in finale di Europa League e via dicendo. Sì. Oltre a perdere questi 6 giocatori, la Juve perde completamente la dirigenza e perde lo staff tecnico. Staff tecnico dall'allenatore ai preparatori e via dicendo. Sì. Perde fra mancati ricavi e tutto quasi 200 milioni di euro. Mm-hmm. Allora, noi facciamo la Serie B, andiamo in Serie A. La Serie A l'anno seguente arriviamo comunque al secondo posto, andiamo in Champions League a distanze siderali da parte dell'Inter comunque. Non è che ci lottavamo con il campionato con l'Inter, cioè non abbiamo mai lottato con l'Inter quell'anno lì. Sì. Allora, il problema grosso viene quando comunque quelli che sono rimasti iniziano a invecchiare. E non si trovano dei sostituti adeguati. Stasera, hai fatto un corso teatrale, che stai usando le pause con una tale insistenza, no, da farci pensare che... Perché mi sono stufato alla fine di sentire sempre, soprattutto gli interisti, dire come l'Inter. No, l'unica squadra, torto o ragione, non mi interessa sapere, che ha subito quello che ha subito nella storia del calcio italiano. No, Gabriele, ti stai sbagliando, l'approccio. Noi, a parte il grande Torino, è stata la Juventus. Gabriele, perdonami, se vai in questa direzione sbagli l'approccio. Hai capito, mi spiace che tu capisca in questo senso. Siccome tu dici, ma gli altri dicono, specialmente gli interisti. No, non c'entra assolutamente nulla. Gli interisti dicono che la Juventus, è ovvio, posto che ha avuto questo handicap legato al fatto che quello che è successo, di cui non parliamo e che hai già discusso tu, dicono la Juventus e i juventini tutti fanno, tutti o quasi, l'errore di voler ricostruire da un anno all'altro con degli acquisti che possono essere risolutori la Juve che era, o in qualche modo avvicinarsi alla Juve che era, sperando che in una sola stagione tutto in un batter d'occhio torni come prima. Ed è un errore che l'Inter ha fatto per tanti anni, non senza fare un progetto, ma costruendo l'anno per l'anno stesso. E questo l'accusa. Non puoi dirmi che sono gli interisti che parlano bla 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 sui poveri resti della Juventus. Non c'entra assolutamente nulla, perché l'errore è di fondo, non c'entra nulla. La differenza sostanziale tra l'Inter e la Juve, nell'Inter pre-Calciopoli e nell'Inter attuale, è stato il fatto che l'Inter non perdeva 6 giocatori o 6 top player e lo staff dirigenziale
o comunque lo staff tecnico in un'unica stagione. Cioè, l'Inter comunque ha sbagliato progressivamente le campagne acquisti. Sì, e quindi... ha cercato ogni anno di inseguire comunque due squadre di vertice che potevano essere il Milan e la Juve di quegli anni. Sì. Ci siamo? Perché era quello che succedeva. Moratti cercava ogni anno di cambiare la squadra per avvicinarsi il più possibile. Ma Moratti disponeva di un portafoglio maggiore rispetto a quello che la Juventus. Perfetto. Ok, adesso quello che a me preoccupa è quello che io ti ho detto anche l'altra volta, dicevo, a me non piace che la Juve ogni anno smonta e rimonta, perché secondo me da Calciopoli in poi ci vorranno una decina di anni per cercare alcuni punti cardine della squadra su cui aggiungere ogni anno comunque dei giocatori validi per ricreare un gruppo che poteva essere simile a quello del 94, non quello del 2006, perché la squadra del 2006 non me la darà mai più nessuno. Quindi cioè non capisco, ogni tanto vai ma non arrivi al punto. No, io arrivo al punto che comunque tipo DNA continua a ribadire, perché l'Inter fa come l'Inter degli anni passati. No, la situazione è diversa. La Juve, da una contingenza giusta o sbagliata che sia stata, si è trovata a fare cinque anni comunque in emergenza. Saluta. Cercando comunque di... Ci tiene oggi, si sente che c'è proprio... No, ci tengo, mettendo... perché alla fine, sono quattro anni che mi sento sta pippata ogni volta. È un modo di pensare... Può darsi che non sia così, però ognuno è libero di pensarlo. No, ma non è così, perché se tu lo chiedi anche a Giuliani, che comunque è più dentro di me nella Juve, sa perfettamente quali erano le dinamiche e quali sono le dinamiche attuali. Allora, io ci sto in questo momento... che mi venga detto che ci vogliono 8 anni per ricostruire la squadra. Mi preoccupa quando dicono ci sono 200 milioni. Sì. Perché dico ok, allora fanno lo stesso errore dell'altra volta. Gabriele, prima che... capisco che la cosa ti possa in qualche modo tenere attento, però una cosa soltanto, poi passiamo anche all'altro argomento. Sì. Se si fa l'analisi sulla Juventus che fa lo stesso errore dell'Inter, non significa che siano gli interisti che fanno un'analisi di questo genere, perché non è un'analisi particolarmente insultante o offensiva. Magari molti dei tifosi dell'Inter riconoscono, e tra questi mi ci metto anche io, un modo di affrontare la campagna acquisti che, se vogliamo, parte da un presupposto sbagliato, pur con modalità differenti, perché poi Moratti in un modo... Ma come faccio a fare la campagna acquisti? Scusa, se Di Natale mi rifiuta la Juve, che in una squadra del genere sarebbe venuto a piedi, a parte non sarebbe manco stato chiamato. Ma lui voleva venire alla Juventus, poi è andato davanti ai tifosi dell'Udinese e ha fatto quella dichiarazione, lui ha tutta una serie di interessi. Ma se l'avessero cercato a 26 anni sarebbe stato un conto, l'hanno cercato alla fine della sua carriera, ha tutta una serie di interessi, ripeto, anche commerciali privati a Udine, e tu vabbè, ma faccio il grande gesto e rimango, cioè non è tanto legato a quello. Ha fatto bene, tanto più che la Juventus mi conferma. Però... Giuliani sta puntando in questo momento anche su Giuseppe Rossi. No, non è vero, smentisce anche smentito questo. Guarda, io ho capito solo una cosa da Giuliani. Due cose devi fare, devi fargli dire una cosa che non pensa, così lui arriva al microfono, cos'è? E la seconda è... Ti stai preoccupando dei 200 milioni che arrivano, paura, C'hai paura, c'ho paura. Pensa chi possiamo comprare con 200 milioni, di tutto, Motta, Pepe, Martina, tutti li prendiamo, tutti! Ma tu vedi te, quale presidente va a dire, abbiamo 200 milioni da spendere, quella va bene, altro che Martinez vi do. È vero. No, dimmi perché Giuseppe Rossi non... Dimmi che è un'altra bufala. Un'altra buffa. Senti, tu mi devi lasciare stare perché oggi sono in lutto. Perché è successo? Dopo 5 anni di duro lavoro, 8 tiranti, 33 giocatori scarsi comprati, ci lascia Messiele Tiran. No. E quindi adesso come se ne va? Vabbè, non si sapeva già. Non c'è già un altro progetto. C'è un altro progetto pronto? C'è un italiano adesso. Mazzia, se non vado errato. Mazzia, sì. Un altro. Ma il tennista, lui gli piaceva tantissimo. Andava in onda, diceva il tennista, quindi poteva dire adesso non c'è più il personaggio. Ma per forza abbiamo preso un amministratore delegato che pensava di ingaggiare Nadal a posto di un centravanti. Nadal è un ottimo atleta. Fisico comunque. Ma voi fate dell'ironia. Mi ha spiegato che era una squadra, cioè un tuo Guarda che tu fai dell'ironia, ma la prima domanda quando io ho avuto il primo incontro ufficiale con Messi e Blanc mi ha chiesto se preferivo Nadal a Federer. È vero? Ti giuro. Dai, è vero. Ti giuro. Confermalo. Sì, era prima o del Roland Garros, non so che cosa. Mi ha detto, ma lei preferisce Federer o Nadal? Quindi tu figurati. Io l'ho guardato e ho detto, ma sta scherzando o è serio?
E lui? No, sono serio. Dico, guarda, preferivo Panatta, però. E comunque è appena finito il vertice fra Marotta e Perez. Merca. Abbiamo preso delle pere? Ultima ora abbiamo dato. Sky riportava questa. Sì. Quindi non lo so come la pensa Giuliani, su questa cosa, sugli anni che dovremmo vivere ancora. Però, cioè, io non è che sia tanto ottimista, nel senso, cioè, ci sono rimasti Buffone e Del Piero. Beh, Gabriele, data la direzione degli ultimi anni, ne hai ben donde di essere, diciamo, un po' pessimista, perché comunque i soldi che si hanno vengono, diciamo, sono stati un po' sprecati con certi acquisti che non sono da Juve. Però effettivamente, partendo dagli errori fatti, c'è la possibilità. Io lo dico sempre, cioè, è inutile buttare via i soldi. Si prendono 40 milioni, si mette Guido Rossi direttore generale, si compra il designatore con 30. Strano, perché non è una tua normalmente tu non dici mai cose come non queste. Si fa prima. Tu hai generalmente una modalità diversa, non fai mai riferimenti a Guido Rossi, a Calciopoli. Generalmente un esempio per dire che si parli prima. Di calcio, non si capito? Fa prima. Voi avete fatto prima. Ma è un bel paravento. Messo poco, è un bel paravento. Scusami, Gabriele. Gabriele. Dov'è che, a parte il fatto che, appunto, come vedi, la presenza di Giuliani è totalmente inutile, e nel 19 te ne darà dimostrazione. Giuliani è il pilastro della radio. Pensa di altro, che viene una volta a settimana praticamente. E poi questa settimana acquista valore. Poi tu dimmi, tu dimmi una volta. Cioè, tu hai detto, voglio Giuliani, che tra l'altro non è necessariamente qui. Io te l'ho preso e te l'ho portato qua. Cioè, tu dimmi se è normale una cosa del genere. Cioè, non dovresti ringraziarci. No, scusa, lui non ha preso un bagnete. Io non so che è stato Sartolin che dopo due mesi di corte serrata mi ha detto, dai, ti prego, vieni a fare una. Stavo dicendo adesso. Tu non hai preso nessuno. No, io non ho preso nessuno. Tu non avresti preso. Io, generalmente, tu hai paura di avere la verità in radio, hai paura. Io ti lascerei a casa. Esatto, hai paura, Lapo, perché oggi è la giornata coppa, c'è Guanciroli, c'è Giuliani. È una brutta giornata, in effetti. Ho davanti a 2000 ministri, non era terribile. Sta bene. Guarda, te lo giuro, neanche a farla apposta oggi ho mandato i messaggi anche Boboli e Pablo Vero Juventino, cioè tutto. Io sto giocando, lotto contro il male, capito? Oggi sono da solo contro il male. Attenzione, che domenica è l'ultima prima di Juve Napoli, c'è il convegno dove è finita la democrazia juventina. Tutto cos'è questa? Fammi sentire, cos'è questa? C'è anche la sigla juventina, ti rendi conto? No, basta. Io sono contento, sono contento solo che sarà l'ultima partita al comunale, perché secondo me ci porta un po' sfiga. Sì, anche perché torneremo. E torneremo al. Ascolta, Claudio, devo salutare perché devo andare un attimo a parlare di sponsor, per cui fai un saluto. Vabbè, dai, ciao, saluto anch'io che vi ho rubato tanto tempo. È vero, d'altro canto, rubare è una caratteristica che rubare in casa dei ladri non si fa. Sì, non lo fate più da tanto tempo. Va bene, grazie. Ciao Gabriele, ciao, a presto. Ciao. Allora, tra poco andiamo a leggere tutti i messaggi, ma arriva un momento, Riccardo, perché parliamo adesso di Restore Market. Absolument. L'azienda Ristor Market ha una consolidata esperienza, come ormai saprai bene, nel settore della distribuzione automatica di snack, bevande calde e fredde, cibi caldi, articoli vietati minori, gadget e oggettistica. Quindi si può trovare veramente di tutto, quindi anche metronotte, forze di vigilanza, corrieri, tutto ciò che occorre anche a chi lavora, a chi vive di notte, quindi per ogni esigenza ha quello che si potrebbe trovare normalmente nei supermarket. Ma non solo, non c'è la possibilità solamente di servirsi di questi negozi, diciamo, ma di aprirli. Ad aprirli, esattamente, perché realizza Ristore Market impianti per negozi open del tutto automatizzati e funzionanti tutto il giorno, 365 giorni l'anno, chiavi in mano. Quindi chiamando il numero verde, che quindi è anche gratuito, dove potrete fare questo. Ma lì non posso che farlo dire. Ovviamente adesso Valentina. Lo diremo, però cioè, non spendiamoci tutte le nostre cartucce adesso, cioè, abbiamo Valentina che è la voce ce ufficiale. La giochiamo alla fine. Sì. Comunque, chiamando questo numero verde si potrà avere qualsiasi tipo di risposta inerente al Ristore Market, come aprire un vostro negozio, come allestirlo, perché sarete seguiti ovviamente da dei professionisti che vi seguiranno, diciamo, passo dopo passo, quindi nell'individuare la zona dove aprirlo, nell'allestimento, nell'apertura, quindi in ogni aspetto. Il numero verde, quindi, lo facciamo dire a Valentina. Qual è il numero verde di Vist of Market? Subito, Valentina. Il numero verde è 800 sì. 860 771, ossia 800 860 771. Bravo, l'hai detto anche perché pensavo fosse il palindromo, allora invece no, l'hai detto in un chi preferisse il verde non gli piacesse può chiamare il cosa vuol dire il verde non gli piacesse? Il numero verde sono le elezioni, sono le amministrative, non puoi dire queste cose. Sul riferimento era politico. C'è ecco, l'altro numero che possiamo dare, 0287239600. Sì, ma la Ristore Market 0287239600.
9600. Sì, ma loro l'hanno dato verde apposta per non far spendere i soldi a chi vuole avere informazioni. Ma c'è chi non piace il verde. Ma cosa vuol dire? Ma che discorso è? Ogni riferimento non è politico. E poi abbiamo ovviamente anche il sito internet per appassionati del web che vorressero magari ottenere qualche informazione direttamente, ovviamente. Ma passati del web non so chi. Cioè non volevo... Cosa vuol dire le appassionate? Sei un dietrologo, però. Cosa c'entra essere dietrologo? Vabbè, c'è tutto... a chi piace mandare le mail. www.ristoremarket.net è il sito web. Sì. Quindi con la K. Quindi www.ristoremarket.net. Ecco, in tutti questi contatti, recapiti, siti internet potete trovare tutte le informazioni. Che benissimo. 17:54 minuti. Non so se facciamo in tempo ad aprire un altro collettore, ma intanto io adesso vado a leggere i messaggi che sono arrivati. Sentiamo. Patti, ormai siete, ecco, siete prevenuti con Milito? No, perché è entrato solo 20 minuti, ha giocato bene, ci mancava pure la zolla di terra, se no avremmo gioito sul suo gol. Su di lui c'era pure un rigore. Che volete ancora? Sapete che ha avuto 5, dico 5 infortuni. Non capisco questo accanimento su di lui, con lui, contro di lui. Sono io che ho detto soltanto che Milito ieri sera ha giocato una partita. Ma perché c'è questa difesa ad oltranza? Ma non è che, no, lascia perdere che mi hai detto io, cioè, avercela con me è uno sport locale. Nazionale è troppo. Magari c'è qualcuno particolarmente legato a un giocatore. No, è perché sei in una radio di sport, di calcio, uno, neanche due, tre, uno, che sono io, dice una cosa che tanto è anche scomoda, perché basta leggere in qualunque giornale di oggi, andare allo stadio di ieri, rendersi conto di quello che dice la gente, magari o vedere delle persone che conoscono magari la partita, non l'hanno vista e saranno tutti quanti d'accordo sul pensiero che magari Milito non è stato il migliore in campo. E quindi abbiamo perché l'ho parlato solo io, ho detto solo io, che Milito ha giocato una partita al di sotto del suo rendimento e che questa stagione, cosa che mi sembra abbastanza scontata, appartiene un po' a forse la sua peggiore stagione in assoluto dopo la migliore che ha avuto. Che se vuoi è anche un complimento, perché sì, ma poi i motivi possono essere tanti. Voi attaccate questo giocatore, che roba, ragazzi. Io veramente, cioè, non è possibile che ogni volta che si parla di un giocatore dandone una connotazione positiva o negativa bisogna dargli al Mito, ce l'avete su con lui. Mamma mia, ragazzi, andiamo un pochino, stiamo parlando di calcio. Andiamo al telefono. Pronto? Chi parla? Buongiorno. Oh, mamma mia. Mi citano. Ti citano chi? Chi sei? Mi tirano in causa. Ah, vabbè, Daniele, però una cosa breve, perché qui non possiamo perdere tempo con queste risposte indirette. Assolutamente. Tra te e Gabriele adesso non è. Sembra di essere d'amici, sembra di essere l'Apo De Filippi. No, vi spiego il concetto. Spiegaci il concetto, ma spiegalo in un nano minuto. Sintetico. Il mio discorso sull'appetibilità è proprio: se tu ti rendi appetibile in quanto ti impegni e vinci determinate competizioni, vai a valorizzare il tuo parco giocatori e a invogliare di più gli altri in una tua squadra. Tutto lì, non è niente di male. E tu hai chiamato per dirmi questa cosa, potevi farmela leggere, tanto con una voce impostata e che avrebbe reso meglio il concetto che hai appena espresso. Con un SMS, invece hai voluto per forza presenziare andando in diretta. Questo è egocentrismo. Cioè, assolutamente sì. Poi io volevo parlare di Giro d'Italia. Ma noi non. Chiama l'altra radio. C'è Radio Sportiva. Vogliamo parlare di Giro d'Italia? Lo facciamo anche la mattina, noi parliamo di Giro d'Italia, c'è anche il buon Sardiello. Ma facciamo una cosa: che quando dovessimo sentirci, passiamo solo esclusivamente di Inter. Ma perché? Perché tu adesso fai il permaloso come me? Perché uno ti ha fatto gne gne gne? No, assolutamente. Sei un permaloso. No, io parlerò solo esclusivamente della mia squadra. Parla solo della tua squadra. Cosa ne pensi della grande prestazione dell'Inter ieri sera? L'ho vista sulla televisione tematica io, su Rai 1. E quindi? Non so, c'era il commento quello del tifosi della Roma. Bella partita. Ah, hai sentito? su Roma Channel l'hai seguita, stai dicendo questo? Ah, non era Roma, no, era Rai 1 Channel. Era Rai 1 Channel. È sempre una bifurcazione. Una dependance di... Sì, ma lo sappiamo, cioè non credo che sia ormai... Di Roma Channel. Ma credo che questo valga ormai per qualunque squadra affronti la Roma, no? Adesso non è che... Cioè ormai sono quasi abituato, credo. La qualità del commento non cambia. Non è questo. Ma Galeazzi è veramente improponibile. Lo so. Ormai è diventato un inno alla speranza di poter lavorare in TV, cioè se ci lavora lui uno dice... Ma no, vero, io sono invece, al contrario di quello che dici tu, io il modo che ho avuto di non attaccarlo, ma di... sono quasi dispiaciuto, ecco. Perché Galeazzi, vi dico che è stato un signor professionista, un grande della televisione. Quando commentava, ma fino a 7-8 anni fa, 6 anni fa. Poi c'è stato un declino di cui lui e la Rai per primi non si sono accorti. Si può invecchiare televisivamente parlando bene, cercando di mantenere alla propria altezza, la propria fama, con una serie di interventi che non siano
Cioè qualcuno dovrebbe avere il coraggio di andare a Galeazzi e dire: non ti presenti in quelle condizioni, con quell'atteggiamento un po' stanco, un po' bolso, di chi non c'ha niente altro da fare, viene in Rai per farci un suo favore. Perché non è questo il modo. Cioè, noi siamo abituati pure anche ad altre cose. A me Galeazzi piace tantissimo, piaceva tantissimo. E quando commentava, detto, quando commentava gli Abbagnale. Ma lascia perdere gli Abbagnale, ha fatto anche delle ottime cronache di calcio, ha fatto anche delle altre cose. Dennis, per carità. No. Dennis era molto bravo per altre cose. Quando sì, è vero. Però negli ultimi 5, 6, 7 anni, quando la televisione ha preso un'altra velocità, lui invece di aumentarla l'ha rallentata e soprattutto ci parla con quel tono un po' stanco, un po' di chi dice cioè, sì, però è anche la cronaca su cui insisto io che ha quell'andazzo lì, no? Cioè un po' tutto dovrebbe essere un po' tutto rinnovato. Questo per dire che cosa? Che dobbiamo andare in pubblicità, per cui altro, scusami, mi viene in mente una battuta. Se devo dirci che devo andare in pubblicità, tu mi dici, devo dirti una cosa, però stavo pensando, potrebbero proporre in Lega per aiutare il lavoro di Tommasi Galgani, per dare una ventata di nuovo. Chi è Tommasi Galgani?